Dare la possibilità ai giovani calciatori di rimanere in contatto col coach e i componenti della squadra, in attesa di un parziale ritorno alla normalità, attraverso video lezioni e video allenamenti per cercare di stimolare gli atleti, non solo fisicamente ma anche mentalmente. È questa l'iniziativa ideata dalla società sportiva Virtus Agropoli, che con il mister Carmine Nastro ha invitato alla partecipazione tutti i ragazzi, anche se non appartenenti alla società. Colgo l'occasione per invitare anche quelli che non fanno parte della Virtus Agropoli. Se vogliono partecipare alle video lezioni, noi siamo aperti assolutamente a tutti. In questo momento non esistono colori sociali, non esistono bandiere, non esiste una divisa. In questo momento bisogna cercare di stare vicini ai nostri ragazzi e soprattutto bisogna cercare di coinvolgerli in qualcosa. Quindi se vogliono aderire ai nostri video allenamenti possono farlo, ci possono contattare sulla nostra pagina Facebook Virtus Agropoli, oppure possono contattare me personalmente, possono contattarci sul nostro profilo Instagram Virtus Agropoli. E vogliamo far partecipare tutti, anche quelli che sono magari che fanno parte di altre scuole calcio, o bambini che fanno altri sport, o bambini che non fanno nessuno sport. In questo momento, ecco, anche il vedersi tra bambini attraverso un telefonino, attraverso una chat multicamera, è una cosa molto molto positiva, perché ti dà la possibilità di, per qualche minuto, diciamo, di dimenticare tutto. E aggiungo anche un'altra cosa, Gianni. Proprio qualche giorno fa abbiamo avuto una videoconferenza con alcuni dei direttori tecnici di alcune delle scuole calcio della provincia di Salerno, e parlando proprio con uno psicologo della federazione ci ha posto il problema, e questa è una cosa che dico a tutti i genitori: nel momento in cui si ritorna alla normalità c'è una possibilità di una specie di rigetto al reinserimento in gruppo da parte dei bambini. Perché ti dico questo? Perché è stata un'esperienza nuova per loro, ma anche per noi. Quando mai siamo stati chiusi 2 mesi in casa? Per un bambino stare giorni e giorni a sentire, a vivere le preoccupazioni, perché poi si avvertono le preoccupazioni, tutto è cambiato, oggi si esce con le mascherine, i telegiornali ogni giorno parlano di morti, di contagiati, rimanete a casa, rimanete a casa. Ecco, il bambino, a differenza dell'adulto, non riesce ad esternare al meglio quelli che sono i propri sentimenti e anche le proprie paure. E sarà importante il ruolo dei genitori in questo momento, che dovranno stare vicini ai bambini, ascoltare e parlare molto con i bambini, far capire quella che è la situazione senza accelerare la gravità e dando soprattutto un barlume di speranza e di fuoriuscita da questa crisi.